L'Umbria è la nostra terra, l'Umbria è una grandissima regione, l'Umbria può essere un volano di sviluppo per tutta l'Italia, un esempio, lo è già oggi attraverso tante città che danno tanto, l'ultima Assisi, ma le ricordiamo tutte, è in cammino proprio perché la nostra volontà è raggiungere una per una le comunità umbre, tutti i comuni dell'Umbria e portarci laddove si deve ascoltare la gente con i propri problemi, ma anche con le opportunità, anche con le idee. Soprattutto il nostro appello oggi va ai giovani, devono sentirsi in un cantiere dove passo dopo passo possono costruire il loro e il nostro futuro. Vogliamo andare in tutti i comuni a dire questo, a chiamare, a portare i giovani con noi, in modo tale che costruiamo una nuova Umbria, nuova rispetto a tutto il passato. Una campagna elettorale che si annuncia difficile. Sicuramente impegnativa, perché sono pochi giorni che ci separano dal voto, impegnativa perché noi vogliamo raggiungere tutte e tutti gli Umbri, e in questo senso è impegnativa ma anche bellissima, perché la nostra energia sono le persone, le loro proposte, i tavoli di partecipazione. Oggi non parleremo di programmi, perché il programma si scrive insieme, parleremo dei nostri valori, di quelli che ci tengono insieme, di quelli che ci fanno grandi e che potranno farci ancora più grandi. L'Umbria è il modello Assisi. Modello Assisi, ci tengo a dirlo, in senso modello politico. Noi abbiamo in 8 anni cercato di amministrare al meglio una città straordinaria, con 2 dimensioni, come io ho sempre detto, quella di una città da 28.000 abitanti e quella di una capitale internazionale di valori. Questo si può estendere a tutta l'Umbria, che è una capitale internazionale di tanti valori. Quindi il modello che vogliamo portare è quello di una politica fatta da partiti e cittadini insieme, che si ritrovano in una cornice ben definita di valori, che si ispirano a quei grandi passaggi, cammini nella storia che hanno fatto i grandi Umbri che ci hanno preceduto, da San Francesco a Capitini, da San Benedetto a Santa Chiara, tutti i grandi Umbri che ci hanno preceduto. Noi vogliamo un po' essere i loro portavoce nel futuro, chiedendo ai giovani appunto di mettere la loro energia, la loro forza di innovazione, la loro capacità di eccellere dentro questo programma. Un cammino che inizia con una grandissima festa, il Lyric Estracolmo. Il Lyric Estracolmo, devo dirvi che appunto fa tremare le vene ai polsi, vediamo che c'è appunto una grande attrattività di questa proposta, che per noi ha veramente un grande valore, che si torni alla politica, perché la politica può cambiare le nostre vite, può cambiare le cose, può cambiare la vita di ciascuno di noi in meglio. Ripeto, forse è attrattivo questo nostro modo che vogliamo proporre, una bella politica, no ai contrasti, no alle guerre, bene la dialettica chiaramente, ma con il sorriso, lavorando per e mai contro. Grazie. Grazie Presidente. Grazie, grazie.